I fischietti fatti con la canna, le palline, le cartucce, questi erano tutti i giochi, i soli giochi nostri, capito? I giochi nostri erano quelli, insomma. Poi dopo, col tempo, si è diventato un pochino più grande, e allora andavano di moda i biroccini. Si facevano biroccini, li chiamavano il carrettino, non so come vuoi dire, quattro ruote. Un cordellino che guidava quello davanti, che si muoveva e voltava. Adesso ci vorrebbero delle foto per farvi vedere un po' come ci divertivamo. Poi non si usciva dal nostro rione, questi limiti qui, prima della scuola, e limiti qua, prima della casa, la piazzetta e basta. Eravamo lì. E allora anche lì i palloni, delle volte quando giocavamo a pallone, capito? Quando giocavamo a pallone, boom, 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 eravamo davanti, eravamo nella piazzetta dove abita l'avvocato, un avvocato. Avvocato Santiglia, mamma non voleva, rettore dell'Università di Urbino. Urlava sempre che non ci voleva vedere giocare, no? Che facevamo casino. A un certo punto va giù anche da mia madre, però dice, però, sti ragazzi d'Andagi sono sempre qui, no? Dove devono andare? A un certo punto noi giocavamo sempre forte, viene fuori la signora dalle guardie, ma volete smettere? E io, ma va a morire, mi ha mandato un accidente, porca miseria, che dopo mi è costato qualche lisciata nel sedere. Col ruschino, sai cos'è il ruschino? È la cima di una fascina. Hai visto l'albero quando qua giù è grosso, poi va fino fino, il pezzettino in cima che è fino, quello lì, tin nelle gambe, che ti fa delle vene come le dita, hai capito? Quello è il ruschino. Hai mai visto delle armi? Delle armi, sì, posso dire che ho visto delle armi. Tipo carri armati. No, delle armi, quelle sì, delle armi, ma ho visto un'altra arma, ho visto un giorno, vediamo questi muli, dicevo, allora ci sarà un campo dove ci sono le carrube, andiamo a prendere le carrube. Dove sono? Sono là nel campo sportivo, dice allora una squadra di noi 5-6 parte per andare a prendere le carrube. Strada facendo verso Santa Lucia, vediamo delle costruzioni, vediamo dei scatoloni fermi nel mezzo della strada, un gruppo, un bel po' di scatoloni lì nella strada. Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Ne freghiamo uno e lo mettiamo sotto, capito? Sotto, su, un po' te, un po' uno e andiamo a prendere queste carrube che poi non le abbiamo prese perché qualche piccolo rimasuglio che ha lasciato i somari, se no è dura per andare lì, non volevano. Al ritorno scopriamo che questi scatoloni c'erano dei razzi che segnalavano. Come facciamo a mandarle a farli accendere? Noi non abbiamo la pistola per accendere. Facciamo una cosa, facciamo un forellino da una parte. Ci mettiamo uno spaghetto, che loro hanno chiamati, erano fatti come gli spaghetti della pasta, li accendevi, hai visto, si bruciavano così, era come una miccia, diciamo, no? Invece quando sono chiusi sono detonatori, no? Ci mettiamo un forellino lì dentro, mettiamo la miccia, quando gli diamo fuoco fuggiamo, dovrebbe saltare. È successo questo, se non che cosa succede? Che facendo questo scoppio, capito? I tedeschi hanno visto che qui c'erano segnali di partigiani, partigiani! Allora urlavano, no? Che sono venuti giù tutti laggiù, dentro noi fuggi, fuggi tutti. E qui con le armi mitra, tutti con gli stessi. Qui partigiani, perché hanno visto questo razzo. No, no, il fornaio si disperde. No, no, che partigiani, c'è nessuno. È stata dura fargli capire che è stato un gioco da ragazzi, hai capito? Non mi fa. E lì ci hanno un po' redarguito i nostri genitori. Vabbè,
Avevano ragione, ma noi non avevamo niente. E ha mai visto o conosciuto dei partigiani? Dei partigiani, ossia, li ho visti? No, non li conoscevo perché erano tutti più grandi. Però ci sono stati e ho sentito anche da casa dei colpi di pistola verso i partigiani che ritornavano in Urbino per qualche azione militare, non lo so, per qualche azione loro di disturbo, per fermare qualche camion. E ho sentito dei colpi d'arma da fuoco, nella realtà ci siamo affacciati, ma mamma, mi ritorna dietro perché non si sa mai, però ci siamo affacciati, abbiamo visto durante la notte queste esplosioni tra partigiani e militari, più che militari sono stati sicuramente i fascisti, invito che erano contro i partigiani, proprio loro. E ultima domanda, dopo la guerra come si viveva? Dopo la guerra, i primi tempi non si viveva bene, perché eravamo per forza di ogni cosa aiutati dai pacchi urra che ci mandavano, arrivavano il comune dei camion e il comune distribuiva. Quella volta forse erano più puliti di oggi i politici, e allora ci arrivava qualche cosa, qualche vestiario, qualche cosa da mangiare che a lunga conservazione, capito? Ci arrivava qualche cosa, però è chiaro che ancora si faceva la fame, dovevamo tagliare questo per domani l'altro, fino ad arrivare quel giorno che arriverà qualcos'altro, hai capito? Sì, poi se ti arrivava, se ci aveva mia madre, non lo so se aveva qualche soldo per forza, però non lo so come gli veniva, era sola, d'altronde sicuramente era stato un aiuto del comune, no? Un sussidio, un piccolo sussidio, proprio perché eravamo. C'è una foto nel computer del 42, l'hai vista? È la foto mia del 42, è quella del. È del 42, dunque siamo in bella perpetua tedesca, e lì siamo stati premiati dai fascisti che ci hanno dato qualche cosa. Noi eravamo tutti in divisa perché bisognava essere al sabato, c'era il sabato fascista. Il sabato fascista bisognava, tutti i squadristi che erano più grandi, quelli che avevano 20 anni, radunavano questi bambini, come fanno adesso la Jihad, ci facevano fare le azioni di guerra, oppi, camminare, marciare, capito? Tra l'altro io e mio fratello un giorno siamo fuggiti, perché se non capivi ti bastonavano, capito? Siamo fuggiti, siamo venuti a casa. Non so quella volta come è andata a finire, perché sono andati a casa mia da mia madre, hanno parlato con lei, qualche cosa adesso è successo, non ci siamo andati più. Grazie, Sir Tesorini da Urbino. Di bene. Grazie, Sir Tesorini.